Allora, vi presento il deputato Carlo De Girolamo, che è un giurista internazionale, docente di diritto pubblico comparato dell'Università di Bologna nella sede di Forlì. Si trova attualmente a Roma, esattamente in Commissione Trasporti e in Commissione Bicamerale Affari Regionali. Quindi non rubo altro tempo, prego. Permettetemi solo di ringraziare chi ha organizzato questa serata e soprattutto anche nel vedere questa ampia partecipazione. Significa che serate come queste possono aiutare non solo tutti noi, diciamo, addetti ai lavori, a riflettere su un tema molto importante come quello di lavoro, professione e futuro, ma anche un momento per condividere quelle che sono le impressioni che non solo la politica ci dà, ma che quotidianamente viviamo. Per cui veramente un grazie a voi che siete qui presenti, che avete rinunciato magari a queste ore del venerdì sera, ma anche a tutto il gruppo del Movimento 5 Stelle di Forlì per aver permesso veramente questa giornata, questa parentesi felice, insomma, durante giornate che vi posso assicurare anche romane sono parecchio intense. Io chiaramente dopo l'intervento dell'amico e avvocato Salvatore Lantino, chiaramente mi sento di non rubarvi anzi, di non rubare a lui altra sapienza, altro scibile che ha sicuramente messo nel suo intervento. Per cui mi limiterò magari a fare qualche altra riflessione su quello che è poi il tema portante della serata, cercando di dare anche qualche spunto relativamente, lo si ricordava anche prima, alla manovra, insomma, che è in discussione e che appunto in questi giorni sta tenendo, insomma, banco non solo nel dialogo politico, ma credo anche diciamo, nella quotidianità, nelle case di tutti gli italiani. E in realtà, dicevo, riflettendo un po' su quello che era il tema della serata, mi è venuto in mente, insomma, una breve parentesi da cui partire, cioè lui, Salvatore, prima diceva: ma chi siamo e dove vogliamo andare? Beh, in effetti è questo, non dobbiamo mai dimenticare chi siamo, chi eravamo, chi siamo stati e dove andremo, soprattutto quando parliamo di mercato del lavoro e di professioni. Faccio per dire, chi mai si aspettava, magari negli anni 90 piuttosto che negli anni 2000, che per esempio la figura del social media manager, o piuttosto che lo specialista, per esempio, nella gestione delle pagine Facebook, dei social network, di Instagram, potesse in realtà essere una voce, seppur minimale, all'interno di un curriculum vitae? Forse appunto nessuno. In realtà, chi 10 anni fa, per esempio, ha investito, no, risorse, tempo, denaro in un corso di formazione e quindi ha imparato, ha sperimentato quello che era il linguaggio dei social network, l'allora social network appunto nascenti, oggi in realtà si è trovato ad avere tra le mani un piccolo tesoretto, perché oggi professioni appunto come il social media manager o il media strategist sono in realtà nuove professioni e che sicuramente nel corso degli anni acquisteranno ancora più valenza e importanza. E in altri termini, quelli che una volta erano mestieri o potevano essere considerati solo semplici mestieri, oggi appunto diventano professioni. E la professione accompagna sempre un professionista, ovvero un tecnico, uno specialista. E allora c'è subito un dato da cui secondo me bisogna iniziare per ragionare appunto su presente e futuro delle professioni. È che il dato che ci dà il World Economic Forum ci dice che, per esempio, oggi il 60% dei bambini che vanno a scuola, una volta che saranno poi diplomati o laureati, andranno a svolgere professioni o lavori che ancora non esistono, dunque che noi solamente oggi possiamo provare ad immaginare. Questo cosa significa? Significa dire che il mercato del lavoro oggi è in rapida trasformazione, un mercato del lavoro che sicuramente è flessibile. Quindi una parola chiave oggi sembra essere quella della flessibilità all'interno del mercato del lavoro e anche all'interno delle forme contrattuali, ma che al tempo stesso dia delle garanzie. Delle garanzie soprattutto a chi entra, magari giovane, all'interno del mercato del lavoro. E quindi dia anche delle garanzie a chi sceglie di intraprendere dei percorsi professionali o professionalizzanti, magari nel network delle nuove tecnologie.
Ancora una volta cito quello che il World Economic Forum dice, e lo ricordava anche Righi prima: entro il 2020 si prevede un incremento fino a 2 milioni di posti di lavoro proprio nel nuovo settore, nel settore della tecnologia piuttosto che nel settore della matematica o della ingegneria. E quindi già prima, sostanzialmente lo si ricordava, assistiamo certe volte a un interrogativo. La macchina potrà mai sostituire l'uomo? Quindi le nuove tecnologie saranno in realtà colpevoli, per esempio, della perdita di posti di lavoro? Già prima si ricordava che è vero, le macchine arriveranno in effetti a sostituire alcuni lavori. Prima appunto si citava alcune professioni collegate per esempio ai mestieri in campo agricolo, nel campo della pesca, nel campo manufatturiero, piuttosto che nel campo del commercio. Già il commercio è oggi in qualche modo votato sempre più al linguaggio di internet e quindi all'e-commerce. Chi di voi, insomma, ha mai comprato qualcosa? Prima si ricordava un grande marchio, per esempio la piattaforma Amazon, piuttosto che altre piattaforme. Quindi, anche al livello di dinamiche commerciali, il internet sta diventando quella che è appunto un nuovo campo di indagine, ma soprattutto internet e quindi il linguaggio di internet è ormai imprescindibile. Come si fa allora a evitare che le nuove tecnologie possano in qualche modo soppiantare lavori o professioni, cercando di integrarli? Appunto, un'azienda che oggi decide di investire in pubblicità su internet, anche un'azienda, pensiamo a un negozio di vicinato, piuttosto che a un piccolo appunto negozio, che decide di fare pubblicità in internet, potrà sicuramente incrementare le sue vendite. Perché? Perché beneficerà appunto di una maggior vetrina, quindi di una vetrina che paradossalmente potrà arrivare a milioni di utenti. Quindi la domanda che spesso si fa sparirà il fornaio, sparirà appunto il piccolo commerciante, il piccolo negoziante, perché c'è internet, perché ci sono nuove tecnologie? Sì e no, nel senso che tanto più queste professioni riusciranno a stare al passo coi tempi e con le evoluzioni, tanto più ci sarà anche un incremento in termini di produttività. Settori che chiaramente, lo ricordava anche prima Ricky, non sentiranno in qualche modo di questa crisi, sono i settori collegati chiaramente alla salute, quindi alle cure mediche, che necessiteranno sempre ovviamente di una mano umana, non solo di un umano capace di ascoltare. Pensiamo per esempio allo psicologo, no? Non so se in sala c'è qualche psicologo, mi viene da dire che una macchina o un chatbot, quelli che adesso stanno paradossalmente per esempio sostituendo alcune funzioni all'interno delle grandi aziende, quindi i risponditori automatici, il chatbot è banalmente un risponditore automatico, non si potrà mai andare, mi auguro, in cura da uno psicologo che in realtà è un chatbot. Quindi ci sono alcune professioni che, come quelle, ripeto, sanitarie, che verranno integrate sicuramente dagli apparati, pensiamo solo a tutti gli apparati biomedicali o tutte le apparecchiature biomediche che necessitano sempre di un controllo umano, ma anche la scuola, no? Tutto il comparto scolastico e universitario. Chiaramente l'innovazione anche nel settore scolastico c'è, viva Dio, insomma è avvenuto anche un'innovazione nel settore della formazione, pensiamo solo all'integrazione delle lavagne luminose all'interno delle scuole, che necessitano comunque di nuovo anche di una persona fisica che la faccia in qualche modo funzionare e che spieghi anche agli alunni tutto questo. Per cui in realtà io credo che non si debba avere, spesso capita di nuovo di sentire che, ripeto, le nuove tecnologie possano soppiantare i lavori, no, le professioni o i lavori, no, ci deve essere una piena integrazione tra professioni e nuove tecnologie. Quello che però, diciamo, quello su cui però occorre riflettere e quindi magari additare semplicemente la disoccupazione o magari anche la disoccupazione giovanile alle nuove tecnologie è riduttivo. Perché in realtà gli alti tassi di disoccupazione, inutile dirlo, discendono da magari politiche sbagliate, quindi da investimenti sbagliati. Anche, per esempio, un settore, ripeto, a me caro, il settore della formazione. Chiediamoci di nuovo cosa è stato fatto
sostanzialmente in un settore importante come quello della formazione negli anni precedenti. Insomma, è inutile citare una delle anche più volte leggi che sono state molto criticate, come la buona scuola, piuttosto che tutte quelle leggi che hanno in qualche modo ridotto la capacità in qualche modo di apprendimento e formazione degli studenti a scapito magari di attività che nulla avevano a che vedere con appunto con il settore della formazione. Quindi io credo che sia molto importante partire di nuovo da una formazione, di nuovo memori di quello che è stato fatto in passato, degli errori che sono stati fatti in passato, per non arrivare a commetterne di nuovo. Ma l'aspetto formativo è solo uno dei tanti aspetti che possono influire sul nostro futuro, sul nostro domani. Io credo che ci siano tre aspetti principali che influiranno di nuovo sul nostro futuro. Uno è quello che ricordavo prima, la tecnologia internet, quindi l'evoluzione delle grandi tecnologie. Il secondo dato è l'invecchiamento della popolazione e il terzo dato è il riscaldamento globale. Voi mi direte, come fai ad accostare tecnologie, quindi nuove tecnologie, invecchiamento della popolazione e riscaldamento globale, perché le tieni insieme? E li spiegherò brevemente perché voglio partire da questi tre dati. Uno, lo dicevo prima, le nuove tecnologie soppianteranno quelli che sono i processi a cui noi siamo abituati. Uno fra tutti, lo ricordavo, l'acquisto, il commercio. Tanto più il commercio, che sia il commercio nazionale, che sia il commercio internazionale, saprà stare in qualche modo al passo coi tempi, tanto più tutti noi ne trarremo dei vantaggi. Senza dimenticare però che anche le infrastrutture devono essere di nuovo al passo coi tempi. E mi riferisco per esempio a a un nuovo interesse che si sta sviluppando per i cosiddetti big data. Cosa sono i big data? Di nuovo sono dei modi, dei mezzi per cui all'interno di una società informatizzata, chi è che banalmente, a volte io stesso critico questa cosa, ma chi è che anche magari a un bambino non dà un cellulare? Oggi ormai tutti viviamo in qualche modo in una società in cui il cellulare, i tablet sono parte della nostra quotidianità. Ma tutti questi apparati in realtà gestiscono una marea di informazioni. E allora saper organizzare questi flussi, questi dati, saper organizzare queste informazioni, arrivando anche in qualche modo a trarne dei vantaggi per quel che riguarda le abitudini di consumo, piuttosto che chiaramente tutelando sempre la privacy, per esempio, del consumatore. E qui mi viene da dire di nuovo una nuova figura professionale che si sta formando, cioè l'addetto alla privacy, sia nelle grandi aziende, sia appunto nelle aziende tecnologiche, cioè che custodiscono questa mole appunto di dati. E quindi una delle sicuramente degli aspetti principali che a livello formativo si sta già verificando in Italia è l'attenzione appunto ai linguaggi di programmazione, ai linguaggi di programmazione tecnologica come questi che poc'anzi appunto ricordavo. È chiaro che tutto questo fa sì che ci debbano essere delle risorse da spendere, risorse che molte volte vengono allocate in altri capitoli di spesa, in altri bilanci, e non invece nel comparto scuola. Faccio per dire, negli anni passati si era tentato di creare anche appunto nelle università dei corsi di laurea piuttosto che dei master che avessero a che fare con il nuovo linguaggio e le nuove tecnologie, ma insomma da alcuni sono scaricati alcuni report, sembrerebbe che ad oggi esistono solo due lauree triennali e proprio nel data science, quindi di nuovo nel linguaggio tecnologico, e tre corsi di laurea magistrale, quindi ancora poco in realtà. Ecco perché dobbiamo appunto invertire questa tendenza, perché se non prendiamo in considerazione rispetto all'aspetto tecnologico, forse questo paese, ma anche un po' tutti noi, non cambiamo. E il secondo, quindi non solo, ripeto, partire dalle nuove tecnologie, ma non dimenticando anche quella parte di popolazione che magari non è così abituata alle nuove tecnologie. Il dato
appunto che già si citava prima e che ormai in Italia il 22% della popolazione ha più di 65 anni e quindi si andrà sempre ad un aumento di questa fascia di età, e allora dobbiamo anche qui governare questo sistema. Come? Ponendo l'attenzione anche alle nuove politiche sociali, alle politiche di sostegno per anziani e per famiglie. E allora, se è vero che esiste una fascia di popolazione più anziana che va comunque, tra virgolette, governata, accudita, anche questo potrebbe essere di nuovo un modo per far nascere nuove professioni. E si apre cioè uno scenario nel quale magari serviranno più persone competenti anche, che si occupano, disponibili non solo a occuparsi degli anziani, ma anche appunto a prendersene cura, chiaramente a livello medico, ma anche appunto nella vita quotidiana. E questo è un aspetto, sicuramente la tutela dei nostri cari, caro un po' a tutti, e adesso faccio per dire, nella manovra, ricordavo prima che stiamo appunto, di cui inizieremo appunto il dibattito in Parlamento, abbiamo inserito, abbiamo rimpolpato quello che era il fondo per il cosiddetto caregiver, ovvero quella che era stato un fondo che era stato previsto, insomma, nella precedente legislatura, la cosiddetta legge sul dopo di noi, per dare appunto assistenza alle persone da un lato con disabilità grave e dall'altro appunto a persone che necessitassero di assistenza domiciliare, un fondo che per esempio con la vecchia legge di bilancio era stato depotenziato, erano stati sottratti ben 5 milioni di euro per l'annualità 2018 e per l'annualità 2019. Di nuovo vogliamo dare in questo senso un maggior rilievo, una maggiore attenzione anche, ripeto, a quella fascia di popolazione che viene, insomma, di cui chiaramente siamo ben consci che deve essere assistita, ma nel contempo rimpolpare, ripeto, questo fondo darà magari la possibilità per far nascere nuove professioni. E da ultimo il futuro del pianeta, quindi di nuovo l'ambiente. Perché, ripeto, ho voluto tenere insieme tecnologie e ambiente, perché di nuovo non solo le nuove tecnologie applicate alle politiche ambientali potranno risolvere tanti problemi, ma una società che va verso una società a bassa emissione, quindi una società che diventa sempre più green, è una società che di nuovo fa sviluppo, fa innovazione. Ed è anche una società che, grazie ai lavori verdi, quindi grazie in altri termini alla green economy, riesce a sviluppare e a svilupparsi di nuovo nuovi posti di lavoro per il futuro. È inutile dirlo, anche l'OCSE più volte ha rimarcato la possibilità di prestare nuova attenzione, per esempio, alle politiche di gestione e di riciclaggio dei rifiuti e quindi di sostenibilità ambientale. Il mercato di nuovo delle politiche dei rifiuti e della sua sostenibilità è un mercato appunto che oggi, come non mai, ci tocca appunto nel quotidiano. E allora perché non incentivare ad esempio, no, le best practice e quindi quelle che sono le politiche green, per esempio aziendali? E di nuovo vi do una piccola pillola: nella manovra che stiamo appunto discutendo abbiamo previsto degli incentivi per tutte quelle aziende che per esempio investono in tecnologie green, per tutte quelle aziende che magari riducono l'inquinamento e quindi in realtà usano poi tecniche di produzione, anche dei processi produttivi aziendali, molto più pulite e rispettosi dell'ambiente. E allora da ultimo, cosa possiamo fare per prepararci a un futuro che ci vede sempre più protagonisti, ci vede sempre più protagonisti e ci in qualche modo invoglia anche a sviluppare, ripeto, nuove dinamiche di gestione e di gestione dei processi non solo aziendali, dei processi ambientali, ma anche delle politiche attive, delle politiche del lavoro, come appunto prima si ricordava. E, punto primo, immagino sia chiaro, è attenzione alle nuove tecnologie, ma anche a nuove tecnologie, per esempio finanziarie, ora non mi dilungo tanto, vi dico solo un acronimo, la blockchain. Quindi di nuovo aprirsi a quelli che sono gli anche nuovi orizzonti appunto della tecnologia e anche della tecnologia infrastrutturale, quindi banda larga, banda ultralarga, reti 5G, voi sapete che si è chiusa per esempio un'asta qualche giorno fa per le nuove tecnologie, quindi A5G, che ha prodotto
6 miliardi di asta e quindi 6 miliardi che potranno essere investiti di nuovo in, in infrastrutture. Seconda cosa, potenziare il sistema di appunto istruzione e di formazione, non solo universitario ma anche il sistema di formazione scolastico. Anche qui nella manovra che ci accingiamo a dibattere sono previste di nuovo percorsi professionalizzanti e formativi capaci di accompagnare appunto l'alunno, lo studente, sin magari dalla tenera età, quindi dalla, diciamo, dall'asilo, dalla scuola primaria, fino praticamente al percorso universitario. E allora adesso mi è venuto in mente anche un'altra cosa, sempre nel, diciamo, nel percorso formativo, no, di tutti noi, una maggiore attenzione anche a quei problemi che viviamo quotidianamente. Causa le triste vicende che insomma, si sono verificate ad agosto, quindi col crollo, no, del ponte di Genova, abbiamo pensato che per esempio non solo creare nuovi ingegneri, nuove figure, fosse anche un modo per avere un maggior controllo anche o prevedere in futuro un maggior controllo delle nostre infrastrutture, si è pensato per esempio che, insomma, di inserire in manovra nuovi corsi universitari proprio, ma non solo di dottorato, di master, insomma a tutti i livelli, che fossero incentrate proprio sul, diciamo, nel campo non solo dell'ingegneristica, quindi, ma anche della logistica marittima, dell'intermodalità o dell'autotrasporto, di nuovo per in qualche modo anche avere, no, prendere spunto dalla realtà e quindi migliorare quello che è il nostro futuro. E allora concludo, quello che in realtà deve essere ben chiaro è che forse l'innovazione di processi, l'innovazione e il futuro non deve spaventare il nostro presente e soprattutto quando parliamo di innovazione di mercato del lavoro. Perché appunto quando parliamo di innovazione di mercato del lavoro ci accingiamo a compiere un salto di qualità. Ci accingiamo a compiere un salto di qualità e quindi la soluzione, che è inutile dirlo, quasi ineludibile, a molti problemi del presente, è quella di nuovo di una revisione dei sistemi di governance, sia del mercato del lavoro chiaramente, sia appunto un aumento degli investimenti in tecnologia e appunto formazione. E allora tanto più riusciremo a cogliere le sfide che questo futuro, memore, chiaramente memori del nostro passato, tanto più riusciremo a cogliere queste sfide, tanto più, permettetemi con una battuta dire, sapremo forse compiere dei passi coraggiosi che magari numeri e bilanci spesso tentano di frenare. E quindi anche il coraggio che stiamo mettendo tutti noi politici, anche, ripeto, nell'affrontare anche una revisione globale del sistema economico e macroeconomico appunto con questa manovra, deve essere un segnale positivo. E quindi, e qui concludo veramente con una battuta, io credo che gli italiani il 4 marzo abbiano espresso una cosa molto importante, sono stati, non solo abbiano espresso un voto, il loro diritto di voto, ma siano stati talmente coraggiosi che ci hanno mandato a fare quello per cui siamo stati chiamati e quello che stiamo facendo. Spesso però questa cosa non viene vista in maniera positiva, quindi io dico sempre che chi vede qualcosa di strano nel fatto che un popolo si esprime democraticamente con il proprio diritto di voto, forse pensa che non ci sia democrazia, ma che io sappia siamo ancora in democrazia e quindi mi auguro che non solo noi andremo avanti ancora di più nell'innovare questa società, ma anche che ci sia un grosso riscontro anche da parte del popolo, che per adesso è sempre con noi. Grazie. Grazie infinite a Carlo De Girolamo, perché sicuramente ci ha aperto una finestra molto importante.